operato di fontana bisogna rioperarlo. È ostruzione in sede delle anastomosi, atriomegalie, versamenti recidivanti, soprattutto i versamenti pleurici, da enteropatia proteino disperdente che porta sempre ad ascite continua fino ovviamente all'exitus. Lasciamo appunto perdere questo, vi faccio solamente, vi ricordo, le aritmie sono un'importante patologia che è presente nei pazienti operati e quindi necessitano di un trattamento e di una collaborazione tra elettrofisiologo e chirurgo. Quando è possibile fare l'elettrofisiologia e l'ablazione, bene, altrimenti bisogna ricorrere alla chirurgia. Dal 2002 al 2013 abbiamo operato 97 pazienti. Sapete già del difetto interatriale, oggigiorno il 90% viene trattato con il disco, cioè con la protesi tipo ombrellino, il device, e la coartazione idem. Non ve le faccio vedere, ecco qui. Per cui, ecco, vedete come la coartazione è trattata. Questo ho tagliato tutto perché ho utilizzato il tempo prima, ma quello che voglio farvi presente è che quindi le cardiopatie congenite dell'adulto sono un problema, sono una nuova popolazione che voi dovete conoscere perché vi arriveranno nei vostri ambulatori con sintomi vari, ma soprattutto sono un gran challenge dal punto di vista terapeutico perché significa lavoro di gruppo. Questo vi faccio vedere tra 10 secondi e sono tutti i lavori che il gruppo San Donato ha prodotto per i congeniti adulti. Credo che siano ormai più di 50 e questi ancora lavori, sono stati scritti 3 libri, ne scriveremo altri, ma soprattutto il paziente deve essere trattato in un centro che abbia un alto volume. Questo è il nostro centro, è il reparto di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congeniti adulti. 54 posti letto solo per i congeniti, di cui 12 gli adulti, 30 per i bambini al di sotto dei 16 anni e 12 posti letto di terapia intensiva. Questo fa del nostro centro uno dei più importanti in Europa per il trattamento delle cardiopatie congenite. Terapia intensiva, reparto adulti e reparto bambini. E questa è la riunione che ogni mattina alle 8.30 si svolge tra il team aritmologi, intensivisti, chirurghi e cardiologi per la discussione delle cardiologie, delle cardiopatie congenite a bambini e adulti. E questo è il laboratorio, perché la coagulazione purtroppo è un gravissimo, importante problema, perché molti di questi pazienti a reinterventi oceanotici hanno gravi problemi di coagulazione nell'intervento. E noi in sala operatoria abbiamo un laboratorio solo per la coagulazione e ogni paziente viene studiato durante l'intervento, oltre a prima ovviamente, per vedere se ci sono alterazioni legate a disfunzioni o alcuni fattori della coagulazione. Quindi in conclusione noi riteniamo che le cardiopatie dell'adulto rappresentino un settore della cardiologia molto complesso e per ottenere buoni risultati è necessario che i pazienti vengano trattati in centri specializzati e con alti volumi di attività. Ecco, ho corso un po' ma non avevo alternative di avergli dato almeno il concetto che esistono questi pazienti e noi dobbiamo prendersene cura. Grazie a tutti. Grazie Alessandro. E comunque è la prima associazione nel mondo per missione umanitaria, quella del nostro professor Frigiola. E siamo veramente in ritardo, quindi io non credo.